La radio. Per te, che cos'è? Perché la radio? La radio, per me che sono anziana, cioè costituisce una parte della vita, ci sono cresciuta io con la radio. Ok, e adesso c'è una trasformazione. E le radio da FM sono web radio, giusto? Esatto. Però diciamo che la sensazione di comunicare, di volerla fare, rimane sempre quella, che secondo me è una voglia che tu avevi da sempre, quella di fare radio, sbaglio? Sì, assolutamente. E però la farò solo se mi compri il filtro che nasconde le rughe. L'ho già comprato. L'hai comprato davvero? L'ho già comprato, ho investito i soldi della radio per comprare ho comprato il filtro che toglie via tutte le rughe. Ma allora sì. C'è un problema, non lo so usare ancora troppo bene, ma devi imparare. L'ho acquistato. Devi imparare. No, perché sembra strano, uno dice facciamo la radio. Oggi come oggi fare la radio non è solo la voce, il mistero dietro la voce. Dietro quella voce chi ci sarà, no? Adesso sembra una roba... Adesso lo vedi subito chi c'è. Sì, perché se non sei sui social sembra che non fai la trasmissione, ma questo è un altro paio di maniche. Che cosa ci siamo inventati? Che cosa ti sei inventata? Cosa succederà a ottobre? Allora, io mi sono inventata, l'ho già detto, sono anziana, quindi ho avuto la fortuna di vivere Bologna, quella Bologna bellissima, no? Degli anni Ottanta, con tutti questi personaggi incredibili, meravigliosi. E allora mi è venuta l'idea di raccontarla attraverso le voci dei protagonisti. Giusto. Quindi di tutte le persone che hanno contribuito a rendere questa città quella che tutti poi hanno conosciuto. Perché Bologna, che la Bologna che conosciamo oggi, in quel periodo lì era il centro di... gravità permanente. Perfetto. Esatto, è vero. Dove tutti arrivavano 1980. Sì, fine 70, anni 80, sicuramente questa era una città che era al pari di New York, tranquillamente, di una grande città metropolitana, anche europea. Ma noi non siamo qua a insegnare niente a nessuno, no, perché noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma vogliamo condividere quelle che sono le varie esperienze. Esatto. Quindi sarà un percorso, saranno delle interviste. Saranno dei bei racconti di questa città, di aneddoti, di cose divertenti che magari non tutti sanno perché un po' è passato tempo, un po' non c'erano i social, quindi le cose non erano così evidenti, però sono belle testimonianze sicuramente. Sì. Io ero presente, non negli anni Ottanta, ma ero presente in regia durante la prima intervista. Abbiamo avuto il piacere, lo possiamo anticipare, di intervistare due dei Gaz Nevada. E devo dire che se il taglio è quello, boom, paura. Abbiamo un titolo? The Place to Be. Perfetto. Quindi, il posto dove essere. Il posto dove essere Bologna. Il posto dove essere la villa. Agosto abbiamo 4 giovedì. Il primo appunto ci parlavamo un po' addosso, giusto perché non sapevamo che cosa poteva succedere. Presentiamo il palinsesto, presentiamo la radio, andatela ad ascoltare. Anzi, mi piacerebbe fare un gioco con voi, perché sono importanti i social. E quindi anche noi siamo sui social. E abbiamo una pagina Facebook, ma soprattutto una pagina Instagram, perché Facebook dicono che è solo per i vecchi. È vero. Va di moda Instagram, giusto Fiore? Te che te ne intendi? TikTok, Instagram. Quindi aspetta che vado a vedere come Twitch. Si chiama la radio. La radio si chiama radiocu.c, potete andarla a cercare e potete anche mettere un mi piace, come se si mette su diventare Instagram. Follower. Ok, potete diventare follower. Noi ne abbiamo 776, mi piacerebbe andare a settembre e averne 777. 8, non tanti, però almeno qualcuno in più, così qualche fan. No, vabbè. Qualche fan. Ma il prossimo giovedì abbiamo altri ospiti, no? Perché yes. Non è che siamo qua. Abbiamo preparato un bel programma, anche secondo per me sì, giovedì. Secondo me sì, abbiamo voglia di un attimo moda, di... cinema, sì. e libri. Sì. E cultura. La prossima settimana ci sarà qui ospite la Lisa Bosi. Sì. Che è la regista del film Disco Ruin, del docufilm Disco Ruin. Sì. Che sta avendo molto successo, è un bellissimo documento che racconta la storia delle discoteche partendo dalle rovine. Bravissimo, un viaggio architettonico, esatto. Di quello che sono state le discoteche, esatto. E soprattutto
Io non l'ho visto, lo vedrò su Sky Art a ottobre, spero. Su Sky Art a ottobre, dovrebbe andare adesso nei cinema, in giro per l'Italia. E quindi avremo lei come ospite che ci racconterà questo suo docufilm, che è veramente molto ricco perché l'ha dovuto stringere a 1 ora e 50, ma lei ha fatto 6 ore di girato. Ah, immagino. Ha tantissimo materiale. Film che, documentario che tu hai già visto in anteprima prima del lockdown. Prima volta che vado al Festival del Cinema di Roma, c'è il lockdown e non mi fanno fare il tappeto rosso. No, cioè, non c'era il tappeto rosso. Davvero. Vabbè. E sì, l'ho visto già 3 volte ormai, praticamente sono nuove, però è bello, no, vale la pena, è un bellissimo film. Ok. E poi sempre il prossimo giovedì arriverà dalla Riviera Max De Giovanni, che promuoverà il suo nuovo libro, parlerà della Baia degli Angeli. Andrà a toccare i personaggi che sono stati fondatori, i primi DJ, e sto parlando di Bob e Tom. In una ricerca che ha fatto, è andato a cercare quello che è Bob e quello che è Tom, e ci ha scritto appunto la verità, quindi se volete sapere la verità delle discoteche in Italia, partendo dalla Baia degli Angeli per poi finire in un viaggio architettonico, finire ai giorni d'oggi, sì, fino ai 2000, fino al 2000, perché al giorno d'oggi le discoteche mamma mia, no. musica, grazie Michi, grazie Michi. Mi raccomando il filtro per le rughe, tranquilli, imparerò a usarlo. Ciao.